Ciao a tutti, sono Leonardo di Ozone Kayak. La Wild Water si divide in varie categorie a seconda se vogliamo scendere fiumi con forte pendenza, fiumi con pendenza inferiore caratterizzati da passaggi rapide, il gioco in fiume che si chiama River Play, che prevede il gioco scendendo il fiume, quindi sfruttando le onde del fiume, e il rodeo o freestyle, che prevede la pratica del kayak dentro un'onda o a un buco. La regina di tutte queste specialità è il creeking. Si pratica sui fiumi alpini in genere con media o poca portata e forte pendenza, quindi la forte pendenza si ha quando ci sono passaggi con salti o buchi molto accentuati, molto profondi. Un'altra attività che si può fare in fiume è il river running. Il river running è la discesa classica su fiumi sempre di acqua bianca con una difficoltà medio-bassa, quindi in genere river running si fa su fiumi dal secondo grado fino al quarto grado di difficoltà wild water. Vi ricordo che le difficoltà wild water vanno dal primo al sesto grado. Primo grado acqua piatta, il sesto grado passaggi impraticabili o passaggi molto difficili con molto volume e molta pendenza. Il river running è la specialità più praticata, appunto perché prevedendo la discesa di fiumi di media difficoltà è un po' alla portata di tutti e soprattutto è quello praticato dai principianti o da quelli che hanno finito il corso di primo livello e già vogliono divertirsi in fiume. Il river play è una pratica molto divertente perché è alla portata di tutti, non è pericolosa, non richiede le abilità del freestyle o del rodeo ed è praticabile in moltissimi fiumi sia dell'arco alpino che dell'Appennino. Vi invito a seguire la nostra pagina Facebook che è Ozone Kayak o venirci a trovare nel negozio che abbiamo a Quinto di Treviso, dove potete, oltre a toccare con mano i vari kayak, vi diamo anche la possibilità di provarli in acqua. Abbiamo un fiume proprio qui dietro, potete provarli sia in acqua bianca che in acqua più tranquilla. Quindi vi aspettiamo nel nostro negozio.